stato di un intervento molto denso, interessante. Una cosa per agganciarmi, ad esempio, al tema dell'accesso civico, che adesso riprenderemo dopo la pausa e dopo il dibattito. Questo che ha presentato Giulio Boccioletti, questo rapporto, è un tipico esempio di pubblicazione proattiva. La pubblicazione proattiva è quella cui dovrebbe tendere l'amministrazione virtuosa quando vede che arrivano reiterate istanze di accesso civico che puntano più volte sulle medesime informazioni. A questo punto l'amministrazione, invece tutte le volte di rispondere singolarmente, rendere disponibile al singolo che fa l'istanza di accesso quelle informazioni, decide di pubblicarle in forma organizzata, anche se non è obbligata a pubblicarle nel sito web. Non c'è un'obbligazione giuridica a fare un rapporto come questo che è stato fatto sul territorio, e noi a questo punto lo mettiamo, l'abbiamo già messo oggi proprio nel sito web, e poi lo metteremo anche nella sezione informazioni ambientali della provincia, amministrazione trasparente. È un esempio di pubblicazione proattiva. Prima di dare la parola a chi è interessato a intervenire, un altro aspetto che vorrei rimarcare come responsabile della trasparenza e come dirigente responsabile, dicevo prima, sia dei procedimenti autorizzatori ambientali sia quelli in materia di trasporto privato, che sono gestiti, sono contento che sia presente il responsabile dell'ufficio trasporto privato, che è il dottor Antonello Messina, che devo riconoscere è uno dei funzionari più attenti dal punto di vista di chi gestisce l'autorizzazione assieme ai colleghi dell'ambiente. Aver strutturato i procedimenti in una maniera molto dettagliata, visibile anche in un'ottica di approccio informatico, specialmente per quanto riguarda la modulistica, che è liberamente scaricabile. Ecco, per essere proattivi ed essere un po' proiettati nel futuro, perché le cose da fare in realtà sono tante, la giornata della trasparenza, lo dicevo all'inizio, non dovrebbe essere retorica, e io qui oggi non è che sono a celebrare l'eccellenza dell'amministrazione provinciale, perché ovviamente noi parliamo in positivo, ma ci sono tante cose che non vanno, che dovrebbero essere completate. Il processo ovviamente della trasparenza, ne parlavo prima, è un processo organizzativo e riorganizzativo. Ecco, quello che la nostra amministrazione, penso anche tutte le amministrazioni pubbliche, dovrebbero sviluppare, ma è molto più difficile dal punto di vista anche informatico, è quello di consentire non solo una visione, diciamo, statica, per quanto interessante, degli impianti autorizzati, delle autorizzazioni rilasciate, ma l'accesso online a una visione dinamica dei procedimenti, cioè poter consentire agli utenti di capire se ho presentato un'istanza, se ho fatto una richiesta, qual è lo stato della pratica, in questo momento chi ce l'ha, se ho sospeso il procedimento, se sono stati notificati degli atti e dei controinteressati, se è sul tavolo di un funzionario o di un altro, in una maniera dinamica. Ovviamente questa è una cosa, un obiettivo che secondo me anche con Roberto Cordella sappiamo, dobbiamo cercare per la parte informatica di lavorarci. Io mi auguro che ci si riuscirà, non dico già dal prossimo anno, ma almeno per alcuni settori dove siamo un po' più avanzati, cercare di renderla fruibile all'esterno. Io adesso abbiamo iniziato con mezz'ora abbondante di ritardo, gli interventi erano densi, mi immaginavo che avremmo sforato. Nonostante questo, non voglio sacrificare ovviamente il dibattito prima di fare la pausa e poi passare al seminario formativo sull'accesso civico. Vi chiederei gentilmente, preventivamente, di capire quanti sono gli interessati a intervenire tra gli utenti. Allora, abbiamo, se vi potete qualificare, così intanto... Si accende così il micro. Con il talk, sei rosso? Io sono il dottor Fabio Amici, faccio parte del Comitato Regionale dell'Associazione dei Consumatori ed Utenti della nostra regione. Allora, lei è Fabio Amici dell'Associazione Consumatori. Acumarca, sì. Acumarca. Perfetto, poi andiamo in lista. Peppedini, Peppedini, coordinatore delle guardie del WWF Marche. Coordinatore WWF Marche. C'è qualcun altro che gli stakeholder, cioè, o anche singoli cittadini, non dovete rappresentare per forza gruppi associati. C'è qualcun altro che lo faccio per capire quanti minuti posso concedere a.
non c'è nessun altro, mi pare, poi se qualcuno per caso ci ripensa, io direi ecco, di lasciare un massimo di 10 minuti, non di più, agli interventi dei singoli. Grazie di questa opportunità, io ringrazio la provincia di Pesaro che ha promosso questa iniziativa Giornale della Trasparenza. Io mi occupo da 3 anni di questi temi, trasparenza, prevenzione della corruzione, carte dei servizi, perché sono personalmente affascinato da queste nuove norme e vorrei che tutte le pubbliche amministrazioni seriamente le mettessero in atto. Ecco, questo organismo regionale, il Comitato Regionale dell'Associazione dei Consumatori Utenti, è stato istituito con la legge del 2009 e la funzione è tutelare voi, perché ognuno di voi, oltre che dipendente pubblico e utente del servizio, trasporto pubblico locale, sanità, e ci sono delle leggi che attribuiscono a noi associazioni di consumatori dei ruoli importantissimi, ma purtroppo che sono quasi totalmente disapplicati. Uno dei settori è quello delle carte dei servizi. Mi riallaccio al discorso che faceva prima il funzionario, con la riforma Madia finalmente c'è un passo avanti sulla importanza della customer satisfaction, del giudizio che deve dare il cittadino, perché sarà uno dei requisiti essenziali per valutare la performance organizzativa individuale dell'ufficio pubblico, a cui derivano i premi, i compensi accessori dei dipendenti. Perché su questo, per stringere un po' i tempi, ecco, io adesso metto in evidenza le criticità gravi che ho visto e vorrei che in questi incontri anche con l'UBI se ne parli, perché il tema delle carte dei servizi è fondamentale, è il cuore dell'efficienza della pubblica amministrazione ed è il cuore del beneficio della collettività. La pubblica amministrazione eroga servizi, o li eroga direttamente o li eroga concedendoli in gestione, tipo l'ATA. Atto 2, atto 1, atto 3, la nostra regione agliata per la questione dei rifiuti. Noi abbiamo scritto al presidente dell'ARPA e a voi, perché ci siamo meravigliati quando abbiamo visto che l'ARPA non aveva ancora responsabile della prevenzione della corruzione, non aveva responsabile della trasparenza, non ha la carta dei servizi. Ma vi spiego qual è l'importanza della carta dei servizi, secondo le norme. Poi possiamo vedere nella realtà quelle poche amministrazioni che l'hanno fatto cosa hanno stabilito. La carta dei servizi prevede per ogni servizio la determinazione degli standard di qualità e di quantità, sia generici che specifici. Tant'è vero che il vostro piano della prevenzione della corruzione, che ho letto un po' velocemente, prevede proprio quello che il piano nazionale anticorruzione all'allegato B114, siamo nel 2013, lo dava come una obbligatorietà, un piano della performance integrato col piano anticorruzione, integrato con gli standard di qualità di servizi. Allora io mi chiedo, se ci sono delle delibere della CIVIT, la numero 3 del 2012, la numero 88 del 2010, ma se una pubblica amministrazione non ha fatto le carte dei servizi, e mi duole dirlo perché ho visto quella che avete sul sito, è solamente una indicazione di procedimenti amministrativi in base all'articolo 41, che era obbligatorio in via provvisoria quando la Civita ha emanato la delibera numero 1 del 2000. Vedete che siete rimasti così dietro, sinceramente, sapendo che avete un organismo di valutazione composto da 3 componenti che dovrebbero poi verificare la regolarità di tutto ciò, sinceramente è mica triste. Abbiamo avuto un confronto anche con la provincia di Ancona, dove è responsabile della prevenzione della corruzione, ora in pensione, è uno dei massimi esperti in materia. Ed aver constatato che sul sito della provincia di Ancona non c'è neanche una carta dei servizi, e questo problema si trascina poi in regione, perché con il trasferimento delle competenze ci troviamo adesso per dare competenze tipo il lavoro, no, il gioco, eccetera, carente di carte grave. Anche perché ricordo che il DPCM 29 gennaio 1994, che sembra una norma sconosciuta, noi cittadini spesso alcune norme che non ci fanno comodo non le osserviamo, non le conosciamo, ma purtroppo le pubbliche amministrazioni fanno altrettanto, e questo è triste. Questa normativa sconosciuta, il DPCM, c'è Albicassese, disciplina le carte di servizi, ma le carte di servizi devono prevedere, se non si rispetta lo standard, un indennizzo al cittadino. Vi rendete conto l'importanza? Trasporti, prendiamo un treno, ritarda oltre una certa soglia, io diritto a un indennizzo. Servizi sociali, la carta dei servizi sociali, esiste la legge, la 328 del 2000, esiste da 17 anni. Alcune regioni si sono mosse, la nostra no. Faccio un
un esempio, la regione Campania, in merito alla carta dei servizi sociali, ha dato le linee guida agli enti locali, l'ha aiutata. Prevede, la regione Campania, per le carte dei servizi sociali, poveri, disabili, prevede 50 euro ogni volta che il comune o chi svolge il servizio non rispetta lo standard. E noi ne parliamo sul piano di prevenzione della corruzione, quello qua, ma con questi standard, se faccio una domanda, lei che è responsabile, scusi, questi standard che sono compresi nel piano di prevenzione della corruzione, che l'allegato numero 1 di 114 li dava come obbligatorio, scusi, voi come li migliorate questi standard? Se non avete le carte dei servizi che vi prevedono, se non avete il coinvolgimento dell'associazione dei consumatori nel monitoraggio. Poi c'è un altro punto, la legge finanziaria del 2008, l'articolo 2, comma 461 della legge finanziaria del 2008, qua ha fatto seguito la conferenza Stato-Regioni del 2013. E quello prevede un adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni, che qui alle Marche noi dobbiamo diffidare gli uffici. Cosa dice questa norma? Dice che la pubblica amministrazione, quando ha in gestione all'esterno uffici come rifiuti, e qui c'è una lettera della Regione Marche firmata dal dottor Talarico 3 anni fa che ha mandato a tutti, ma nessuno l'ha osservata, prevede il coinvolgimento dell'associazione dei consumatori sull'emanazione delle carte dei servizi, sulla definizione degli standard di qualità dei servizi che devono essere ogni anno migliorati e sul monitoraggio della qualità dei servizi. Io ho dovuto fare il fido, ho dovuto cercare di spingere per costituire in regione un tavolo con le Trenitalia Italia SPA nostro, perché sul trasporto hanno fatto le carte dei servizi per anni senza mai coinvolgerci. Io sono riuscito ad avere questo tavolo. La Carta dei Servizi 2017 di Trenitalia non ha coinvolto le associazioni di consumatori, e questo è gravissimo. Ecco perché poi abbiamo dei servizi scadenti. Quindi io vorrei, visto che parlate di accesso civico, di temi molto importanti, vorrei organizzare dei convegni. Noi stiamo facendo un progetto con la Regione Marche, andiamo nelle scuole, siamo venuti a Pesaro, abbiamo fatto una giornata con il Comune di Pesaro. Nelle scuole bisogna imparare queste nuove norme, perché purtroppo abbiamo una pubblica amministrazione, vuole dirlo, che non sempre osserva le norme, quelle genere. Noi abbiamo una giungla normativa spaventosa, ma tra queste purtroppo io constato quotidianamente che le norme si danno un'interpretazione un po' forzata, non sempre a favore del cittadino. Quindi ecco, io invito a una seria riflessione. Non è possibile che l'ATA rifiuti, e i rifiuti è un settore alto rischio corruzione, lo dico io, lo dice la magistratura, lo dice l'ANAC, lo dicono le indagini che sono state effettuate. Non è possibile, a distanza di diversi anni, vedete l'ATA di Ancona, cioè, è 3 anni che ha fatto il piano anticorruzione, c'è la carta dei servizi, e la provincia detiene il 5% della partecipazione in questa ATA. Quindi che dobbiamo essere noi a fare diffide, a portarvi al tribunale perché non usate queste norme. Non dico adesso, parlo in generale, ma parlo dell'Aso Marche, parlo di questi esempi che sto vivendo in questi ultimi mesi. È assurdo. Ecco, quindi io vorrei invitare tutte le pubbliche amministrazioni, soprattutto l'ente locale, l'UPI, l'ANCI, abbiamo chiesto un tavolo con l'ANCI come c'è in Toscana per dare sostegno ai comuni. Speriamo che parta, questo sono stato io a spingere per vedere quali sono le regioni più virtuose, e c'è un protocollo per esempio tra la regione Toscana, prendiamo ad esempio le regioni più eccellenti su questo profilo della sanità. Io questi discorsi ho fatti ieri con Cericcioli, con Mastro Vincenzo, quando c'era il convegno sulla sanità, andate a vedere la Sormacchia, vedete che carte dei servizi che ha, poi fate un confronto con la regione Toscana, osservatore della qualità dei servizi. E allora la pubblica amministrazione deve essere efficiente al servizio del cittadino. Un'amministrazione al servizio, mi corregga se sbaglio, io piacere. No, io non la corrego, se posso concludere così faccio una breve replica. Per adesso chiuso qui, grazie. Perfetto, grazie. Grazie dottor Amici di Acomarche. Mi sembra che i temi sollevati sono di assoluto interesse. Io mi voglio limitare a due profili. Allora, innanzitutto per quanto riguarda, ho letto la sua diffida al lato idrico, all'ATA rifiuti in particolare, che qui nella provincia di Pesaro Urbino sono sostanzialmente accorpate, aggregate in un'unica struttura, una struttura amministrativamente molto leggera, perché sono pochi dipendenti, pochissimi, non dipendono ovviamente dall'amministrazione provinciale, salvo il fatto che noi partecipiamo
come la provincia di Ancona e come tutti i comuni con una quota di partecipazione. Quindi organizzativamente non posso ovviamente dirle perché il responsabile garantisce che il responsabile anticorruzione e antitrasparenza non è stato individuato per la tariffa di... Io presumo che... Io vedo qui sul sito solamente nel 2017, sembra, però la possiamo, sembra, possiamo vedere. No, ma se vuole io conosco i funzionari, so che sono pochi ma molto seri e preparati. Il presidente fa parte per eccellenza dell'ACA, se ci fosse magari ci potrebbe... No, vabbè, però io direi che è una questione che è stata segnalata, io come responsabile della trasparenza pur non avendo della provincia, quindi non avendo alcuna voce in capitolo su questo punto io avevo qualcosa da dirle, perché lei sa benissimo che ci sono anche degli adempimenti di vigilanza da parte dell'amministrazione che partecipa o vigila sulle amministrazioni, quindi io la vorrei c'è la nuova direttiva dell'ANAC proprio sulle società partecipate, mi scusi perché è importante, perché ti si lavano, scusi, posso dire la mia macchina per realtà, sulle partecipate, sulle società vigilate, purtroppo ci si lava spesso le mani. Io non è vero, l'ANAC ha detto più volte che il compito principale della pubblica amministrazione è vigilare anche cosa fanno in materia di anticorruzione e qualità dei servizi. È uscita adesso le linee guida ANAC recentissimo, quindi adesso loro non sono in forma societaria, però in ogni caso, essendo partecipato, io le stavo dicendo che sicuramente stimoleremo e cercheremo di capire perché non è stato individuato. Io presumo che sia per il fatto che il personale ATA rifiuti sostanzialmente non c'è, c'è un personale della... c'è un personale dell'ATO idrico che è prestato, di cui l'ATA rifiuti della provincia si avvale, quindi c'è probabilmente forse una concentrazione in un'unica figura dei due ruoli di responsabilità. Ciò non toglie che questo va sdoppiato, perché poi le due ATA sono distinte. Il settore dei rifiuti è importante. Volevo aggiungere, per quanto riguarda la carta dei servizi, che ovviamente è fondamentale, come diceva il dottor Amici, una carta dei servizi dove vengano indicati gli standard di qualità che devono essere rispettati proprio a tutela del consumatore e degli utenti. Ovviamente lei faceva giustamente primario riferimento a settori come il trasporto pubblico, come la sanità, aggiungiamoci anche i servizi sociali a cui faceva riferimento, quelli scolastici, quelli della formazione e dell'impiego, tutti i settori che prima in parte avevamo, sicuramente i servizi di assistenza sociale, i servizi culturali, penso alle biblioteche, o i servizi della formazione e dell'impiego, come lei forse è arrivato non proprio all'inizio, come dicevamo all'inizio, abbiamo come province purtroppo perso tutta una serie di competenze in questi settori. Oggi però non possiamo nemmeno dire che come provincia non abbiamo utenti interessati ai nostri servizi. Quali sono quei nostri servizi? Sono principalmente servizi rivolti ai comuni, perché lo diceva bene Marco Domenicucci, direttore generale, questa mattina siamo partecipati dai comuni come amministratori e come uffici, quindi svolgiamo servizi per i comuni come casa dei comuni. Oggi ad esempio con l'avvocato Montini abbiamo detto organizziamo un seminario per la formazione rivolto agli utenti esterni, rivolto ai dipendenti della provincia, ma aperto, e sono contento perché vedo che ci sono anche funzionari dei comuni, ai comuni. Questo è un servizio formativo che interessa i comuni. I servizi di cui oggi abbiamo parlato per quanto riguarda il CEDE, quindi le piattaforme informatiche, sono da anni proiettate verso i comuni, i cittadini. Quindi sotto questo profilo, al di là del fatto che convengo con lei, questa carta dei servizi, se la andiamo a vedere, della provincia non è strutturata come una vera e propria carta dei servizi, si tratta, diciamo, a me interessa principalmente che noi rendiamo dei servizi efficaci e buoni, poi si tratta di fare lo sforzo anche culturale di tradurlo in un documento visibile, no? Quindi semmai da oggi cercheremo anche di tradurre questi buoni servizi che svolgiamo verso i cittadini in un documento che, come diceva il dottor Amici, deve essere disponibile. I cittadini sono i nostri utenti nella nuova provincia, però come dicevamo stamattina e ribadiamo adesso,
Oggi l'amministrazione provinciale, per quanto riguarda i cittadini, ha innanzitutto una competenza di carattere autorizzatorio, cioè noi dobbiamo sostanzialmente consentire ai cittadini di poter rimuovere, ove ve ne siano i presupposti normativi, nei diversi settori, ambiente, pianificazione territoriale, trasporto privato, i limiti all'espansione piena dei loro diritti, i cosiddetti interessi pretensivi, interessi legittimi di natura pretensiva, cioè per poter ampliare la propria sfera. Il servizio in questo caso qual è? È quello che dicevo prima, dimostrare attraverso l'accesso civico e attraverso il monitoraggio dei procedimenti il rispetto dei tempi procedimentali e ovviamente la possibilità di arrivare a una decisione amministrativa compiuta, motivata. Purtroppo in certi settori, non i nostri fortunatamente, certe amministrazioni tendono a dare, se ne è, a rigettare le istanze o anche ad accoglierle senza una motivazione. Questi difetti di motivazione implicano una opacità della decisione amministrativa che, se l'accoglimento dell'istanza è poco motivata, è un'opacità che può pregiudicare i controinteressati, ad esempio il settore ambientale, le associazioni ambientaliste, ma anche il vicino che ha un'attività, una proprietà e che si vede semmai realizzare un impianto nocivo, che lui teme nocivo, in vicinanza. Quindi per noi i servizi ai cittadini, parlo della provincia, per i comuni ovviamente il discorso della carta dei servizi è più ampio, poi c'è anche tutto l'aspetto sanitario per la regione, è principalmente questo. Poi c'è un'altra utenza importante, ricordiamocelo, e sono i servizi della viabilità provinciale e i servizi della istruzione secondaria superiore, in particolare l'edilizia scolastica. Anche qui oggettivamente è il cittadino vorrebbe sapere quali sono gli standard di qualità, ma oggi se sulla viabilità provinciale mettiamo lo standard di qualità della viabilità provinciale, parlava il direttore generale, ci hanno tolto tutti i finanziamenti rispetto al costo unitario a chilometro, praticamente abbiamo delle somme a disposizione risibili, un po' meglio va sull'edilizia scolastica. Se fare oggi la carta dei servizi della viabilità provinciale sarebbe, diciamo così, solo ecco, potremmo dire siamo in grado di poter arrivare a dei risultati veramente offensivi per direi anche l'intelligenza di chiunque, però questi sono i temi che interessano i nostri utenti, quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di rendere sempre più visibile quello che interessa delle nostre attività. I comuni sono i nostri utenti e dall'altra parte i cittadini per questi settori che ho individuato. Quindi io raccolgo con molto interesse gli stimoli che ci provengono dalla Comarca. Però adesso vorrei passare la parola, spero che sia più breve, di Beppe Dini. Ecco, Beppe Dini è uno esponente di Lega Ambiente del WWF, di un nucleo delle GER, che è uno di quegli utilizzatori, direi ante litteram, dello strumento dell'accesso civico, perché le istanze di accesso alle informazioni ambientali, normalmente perché il settore di cui si occupa la sua associazione, sono arrivate anche prima che venisse codificato l'accesso civico e adesso è uno degli utilizzatori e dei fruitori principali. Posso solo dare un dato: l'accesso civico oggi qui per la provincia, e ho visto anche nel tavolo che abbiamo avuto al Dipartimento della Funzione Pubblica con le altre amministrazioni, per il momento non sta impattando moltissimo in termini quantitativi, però secondo me ci sarà una crescita esponenziale. Adesso siamo all'incirca a una 15, nel primo anno di sperimentazione, una quindicina di accessi civici, forse anche un po' di più, stiamo avvicinandoci alla ventina, però stanno aumentando. Quindi sentiamo un attimo cosa ha da dirci Beppe Dini per il WWF, prego. Io parlo così, senza microfono, così almeno. No, parla con mi dà fastidio. È meglio con il microfono, cioè, meglio con il microfono. Allora, io sono d'accordo, accesso
partecipazione e trasparenza sono un bagaglio di disposizioni normative che intervengono insieme. Ecco. E non dimentichiamoci, come hai detto te, che nel passato c'era la possibilità di intervenire e l'abbiamo fatto attraverso i dispositivi vigenti, uno fra tutti la 241 del 90, ma c'era anche la legge regionale sull'accesso, quindi le possibilità c'erano. Non sono molto d'accordo con quello che ha detto Domenicucci prima. Purtroppo il codice dell'amministrazione digitale è quello che dice che il cittadino può controllare, anzi delega il controllo al cittadino. E che sia riuscibile, questo è un altro discorso, però lo cita espressamente. Volevo ritornare un po' indietro nel passato. I impianti fotovoltaici, decreto legislativo 387 del 2003. Nel 2005-2009 Legambiente e WWF accedono gli atti. Di là nell'ufficio urbanistica noi eravamo noi che aprivamo i faldoni dei progetti, nonostante la 241, e dietro alle spalle c'era o il committente o il professionista delegato dal committente. Era una cosa non semplice, pure la 241 era già chiarissima da allora. Chiediamo i progetti di intervento sui fiumi, mi viene in mente il Biscubio ad Apecchio. Chiediamo l'intervento e no, non possiamo darvi il progetto, è opera intellettuale, ci sono i diritti di autore. C'era già una sentenza della Puglia che diceva chiaramente del 2004, era riportata nel sito dei geometri, il sito nazionale dei geometri, che questi accessi sono accessi di tipo pubblico, non sono accessi di tipo privatistico. E anche la concessione privatistica, la concessione edilizia, dove c'è un interesse privato, viene dopo l'interesse pubblico, perché prima di tutto è una modifica del territorio. Quindi opere intellettuali, però saltiamo di 10 anni, qualche mese fa ho fatto una richiesta proprio per una centralina idroelettrica, stesse risposte, addirittura si fa accesso ai controinteressati. I controinteressati sono coloro che vengono lesi i dati sensibili, ma i dati sensibili non sono certamente il nome e il cognome. Un committente che propone un progetto edificatorio deve passare a un commissione edilizia o nella conferenza dei servizi, viene pubblicato all'anno pretorio e viene pubblicato nel cartello di cantiere, che i dati sensibili ci sono. Quindi capiamoci, cerchiamo di ordinare un pochino queste normative. L'obiettivo è, come dice la 33 del 2013, operativa da aprile 2013, non dal 2016. La 33 dice chiaramente, parla di trasparenza totale. L'obiettivo è questo. E se noi davvero vogliamo fare la trasparenza totale, dobbiamo cercare di pubblicare tutto. Per esempio, c'è un forte diatriba adesso, poi ne parlerà la dottoressa, c'era forte diatriba sulla pubblicazione o meno delle concessioni e autorizzazioni che sono prescritte dalla legge 190 del 2012 e non ci rientrano nelle linee guida. C'è una discrasia, si dice così, evidente, ma io dico c'è anche una gerarchia delle leggi, la legge forse viene prima delle linee guida. Ne discuteremo, ma se la provincia davvero vuol fare trasparenza, ho visto ieri cercando nel sito della provincia casa di vetro, ho sbagliato? È un applicativo che stiamo casa di vetro, però anche lì i link devono essere accessibili. Se metti il documento e poi il documento non riesco a cliccarlo, e funziona un po' come le determine, anche queste chiaramente stabilite dal 2004, che sono alla pari delle delibere del Consiglio, no? E sono pubbliche, invece le determine fino a qualche mese fa le abbiamo pubblicate come un mero elenco. No, vanno tutti gli atti previsti.
se ci sono dei dati sensibili vanno oscurati, la trasparenza e l'accesso vengono prima delle altre cose. E c'è da fare, secondo me, per esempio, il motore di ricerca del Lago Pretorio è eccessivamente esclusivista. Niente che sbagli la parolina, si scrive determina, non trova le determinazioni, si scrive determinazioni, non trova determina. Quindi secondo me il motore di ricerca deve essere accessibile. Teniamo presente ancora, poi, io sono un pubblico ufficiale, se vengono qui, parlavi di finanza stamattina, se viene qui la finanza, l'ufficio dà o no i documenti alla finanza? Penso di sì. Allora, se io scrivo come pubblico ufficiale, perché sono trattato come cittadino? Io scrivo come pubblico ufficiale, punto e basta, te mi devi dare i documenti. Io sono una guardia ecologica volontaria che quando si occupa di certe mansioni, di certe atti, le deve avere, senza andare tanto a discutere, sentire i controinteressati. Non serve, io li devo avere. Ci sono degli uffici che ancora qui rispondono. Abbiamo ricevuto la sua PEC qui nell'ufficio, magari la PEC è di una settimana prima. Ancora dobbiamo imparare che è la data della PEC che fa il protocollo. Scusate. E mi dispiace, non sono neanche d'accordo con Boccioletti, perché pur essendo pubblicate le conferenze di servizi, nel 2009, c'era prima qui Enzo Frulla, ed io abbiamo partecipato a una conferenza di servizi sull'allargamento della discarica di Caspite, dove siamo stati allontanati, pur nelle conferenze di servizi dei SUA era prevista la partecipazione. Due dispositivi diversi, ecco perché dicevo, guardate che gli interventi sull'accesso, la partecipazione e la trasparenza sono molteplici. Non fermiamoci solo alla 33. Un esempio è che all'articolo 40 della 33 sono inserite le informazioni ambientali, ma le informazioni ambientali sono riferite al 195 del 2006, il quale ha abrogato il 39 del 2009, del 1999. Quindi ci abbiamo un pochino da fare e mettiamo insieme tutti questi aspetti, se no non si fa davvero servizio al cittadino. Perché il servizio al cittadino è fatto anche con mettere a disposizione, non solo i questionari, perché i questionari ci mettono in buona luce molte volte, ma fatti di questo. No, tu ci puoi mettere in cattiva luce, lo farai sicuramente, questionario da quello che hai detto, però questo è uno stimolo, quindi noi non è che cerchiamo più critiche che ovviamente condivisioni, perché ovviamente vorremmo poterci migliorare. Ti ringrazio per l'intervento, rapidissimamente prima di andare in pausa. No, io a questo punto purtroppo... Non c'è nessuno. No, non c'è nessuno, noi abbiamo i tempi, siamo fuori, mi dispiace. Tu un minuto, se mi consente. Io ho dato... Volevo invitare tutti ad andare a leggere il PCM 27 gennaio 2014, che disciplina la materia. E quindi parliamo spesso della sfiducia del cittadino, ma come fa il cittadino a non avere fiducia delle istituzioni, degli strumenti locali, se questo DPCM che esiste da 23 anni prevede all'articolo 3 che il mancato rispetto delle linee contenute nel DPCM comporta la responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti generali, dirigenti funzionari e impiegati. Questo DPCM è stato completamente disatteso. Io ho scritto alle commissioni di disciplina e lo farò anche con voi, perché non è giusto che solo il cittadino, se trasgredisce il codice della strada, gli arriva una sanzione a casa e può piangere, può dire che ha perso il lavoro, adducere inconvenience, non è solvere le questioni, dicevano i mattini. Questo principio deve cominciare a valere anche per le pubbliche amministrazioni, se volete riguadagnare quella fiducia che è persa in molti casi. Quindi io vi farò proprio una richiesta, come ho fatto ad altri denti, alla commissione di disciplina, di applicare queste sanzioni. Perché il problema della pubblica amministrazione, che eroga servizi, se c'è una norma importante per i cittadini, la metta in atto e non la tenga nel cassetto per 23 anni. Perché l'amministrazione pubblica, se non vengono definiti gli standard, è autoreferenziale. Basta leggere le delibere della Civi, della 3 del 2012, dell'88 del 2010. Io ho
partecipato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ho avuto l'onore di conoscere alcuni dei componenti della CIVI e sono persone che hanno veramente conoscenze da mettere su questo settore. Hanno fatto uno sforzo enorme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri a dare gli schemi delle carte di servizi, della sanità, del sociale, e vedere che le pubbliche amministrazioni non hanno fatto nulla è grave. Grazie. Va bene, grazie. Dunque, volevo, prima di andare in pausa, e poi una pausa brevissima di 10 minuti, e poi ci sarà la prima ora di formazione, e poi il grosso della formazione dalle 2:30 fino alle 5:30 sull'accesso civico. Volevo solo ricordare questo. Alla CIVIT sono molto bravi, nelle amministrazioni centrali sono molto bravi, sono molto meno bravi quando devono dare le risorse agli enti per garantire dei servizi idonei, perché è molto facile fare un decalogo astratto, molto minuzioso di come devono essere fatti i servizi, le carte dei servizi. Come le dicevo, io nella carta dei servizi, se sulla viabilità provinciale non ci danno un euro per almeno mettere un po' di bitume sulle buche, io la carta dei servizi ci faccio poco. Penso che anche nella logica dei consumatori e dei cittadini sarebbe più importante, anche forse parimenti importante, più che dire accidenti non c'è la carta dei servizi, dire ma accidenti ci date qualche risorse alle collettività locali, all'entroterra, per garantire servizi autentici. Perché io sono di formazione giuridica, forse come lei, però quando parlo di diritti, quando parlo di trasparenza, mi piacerebbe anche che diventasse trasparente l'inefficienza dello Stato centrale in molti casi, non solo degli enti locali, che siamo gli ultimi terminali. E qui chiudo e voglio replicare molto rapidamente a Peppe Dini, che è un amico nemico, nel senso che con lui ci scontriamo più volte su questi problemi dell'accesso. Lui, poi vedete, anche lui molto informato su tutte le norme e quant'altro. Allora, sulle conferenze di servizi in materia ambientale, io in passato non l'ho, diciamo così, gestito. Posso dire che quando ho proposto e ho fatto approvare al Consiglio il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo della provincia di Pesaro, abbiamo stabilito in maniera ufficiale, normata, la partecipazione pubblica alle conferenze di servizi di tutti gli interessati. Ovviamente se vi si presentano 100 cittadini arrabbiati perché dovevano ampliare una discarica, bisogna trovare una forma organizzativa, dei rappresentanti e quant'altro. Sull'albo pretorio ben venga questa segnalazione, mi pare strano che non ci sia un motore di ricerca che funziona con l'asterisco, se sbagliate la parola, cercheremo di introdurlo, se questo è il problema, scrivo determinazione invece determina, basta mettere deter, dovrebbe bastare nei normali chiavi di ricerca, asterisco e mi vengono fuori tutte le questioni. L'ultima cosa, perché poi gli altri temi li riprenderà sicuramente l'avvocato Montini nel pomeriggio, questo però io ci tengo, scusate, sento anch'io una... Ah, grazie. Solo questo, perché so che c'è molto dibattito, ho avuto come responsabile della trasparenza anche critiche da giornalisti che mi chiamano e da voce. Allora, come mai nella sezione trasparenza dell'amministrazione, quella che faceva vedere Roberto stamattina dei provvedimenti, no? Articolo 23 del 33, ci sono tutti i provvedimenti delle amministrazioni, sia quelli degli organi dirigenziali che quelli del Consiglio del Presidente. Ma questi provvedimenti, è vero, diversamente da forse quello che faceva intuire Roberto, infatti non hai cliccato poi sul link, non è che questi provvedimenti, una volta che capisco l'oggetto, chi l'ha fatto, che cosa riguarda e la data, sono apribili. Io questo l'ho vietato come responsabile della trasparenza. Perché l'ho vietato? Non perché mi piace l'opacità, perché il 33 dice che quei provvedimenti in quella sezione devono essere pubblicati in forma tabellare, riassumendo quelli che sono i contenuti. Perché l'ho vietato? Perché il garante della privacy ha sanzionato alcuni comuni che avevano reso in maniera indiscriminata scaricabili tutti i provvedimenti da questo articolo 23, quindi c'era la tabella e poi si apriva. Ad esempio, il giornalista, il Carlino, dice: ma il comune di Pesaro, signor, non so se ci
sono colleghi del Comune di Pesaro, poi faremo un dibattito semmai nel momento del seminario, lì io per 5 anni posso vedere qualunque determina dirigenziale. Io dico, secondo me non è corretto. Perché non è corretto? Perché è vero che noi nell'albo pretorio e in questi provvedimenti oscuriamo, anche quando c'è una pubblicazione legale, cioè quella dell'albo pretorio, che sono 15 giorni normalmente di pubblicazione, abbiamo un meccanismo che ci consente di oscurare dati, cioè provvedimenti che contengono dati sensibili, no? Quindi sono quelli che attengono all'aspetto giudiziario, penale, la tutela della salute, le opinioni politico-sindacali e quant'altro. E lì, anche ai fini della pubblicità legale, forse anche una pubblicazione per 15 giorni, abbiamo della possibilità selettiva di oscurarli. Ma cosa succede quando invece fuori dalla pubblicità legale all'albo pretorio per i 15 giorni prescritti dal testo unico degli enti locali come condizione per l'acquisizione dell'efficacia del provvedimento amministrativo, arriviamo invece in quella sezione di amministrazione trasparente, dove gli atti devono stare 5 anni, che se io lì ci metto per 5 anni, anche un atto che non tocca i dati sensibili, ma solo i dati personali. Faccio l'esempio di un avvocato che partecipò in passato a una nostra selezione per categoria C, particolarmente rigorosa perché erano 200 di candidati, quindi si fecero delle prove molto selettive, e l'avvocato, probabilmente anche conosciuto, non superò la selezione e fu pubblicato, comunque all'epoca poi c'era ancora meno attenzione, questo provvedimento. Se io questa graduatoria la approvassi oggi con una determina, la mettessi sul sito amministrazione trasparente per 5 anni, l'avvocato dice no, ma perché ci deve stare per 5 anni? Ma anche la mia residenza, ho rilasciato un'autorizzazione per un'attività a Andrea Pacchiarotti, residente in, io normalmente quella determina la pubblico all'albo pretorio senza problemi, se la residenza è stata precedente non la mettiamo, altrimenti la metto. Tenerla 5 anni e non è prescritto da alcuna norma. Voglio quindi ribadire che se andando in amministrazione trasparente non trovate tutti i provvedimenti scaricabili, lo facciamo perché non c'è alcuna norma che ce lo impone, perché l'articolo 23, e quindi violeremo la privacy anche su dati personali se lo rendessimo possibile. Voi avete come utenti esterni la possibilità di vedere quei provvedimenti, se ve ne interessa qualcuno in forma estesa di chiederla. Questo non riguarda tutte le determine, quelle ad esempio a contrarre, bandi di gara e contratti, quelle invece le dobbiamo tenere tutte. Infatti stiamo con Casa di Vetro, eccetto con Roberto Cordero, qui ormai praticamente lavoriamo a braccetto, stiamo strutturando Casa di Vetro per rendere queste sì sempre scaricabili. Le trovate a chi abbiamo affidato la ditta, a che ditta abbiamo affidato il servizio o la fornitura o i lavori pubblici, quanto l'abbiamo pagata, tutti gli elementi. Questo lo voglio dire perché, torno a ripetere, la trasparenza è bella, però come ci spiegherà nel dettaglio l'avvocato Montini, i limiti, le condizioni non devono essere usate strumentalmente da noi per essere opaci, per opacità, per occultare qualcosa, perché noi non abbiamo niente da occultare, lo dico sinceramente, però dobbiamo stare attenti a avere un approccio equilibrato anche a questi temi, e quindi invito tutti quelli interessati a partecipare anche nel pomeriggio. Caso strano, oggi siamo partiti con una buona presenza, ma sono aumentati, quindi vuol dire che c'è interesse anche per la parte formativa. Facciamo un'ora di formazione dalle 12.30 alle 13.30, quindi proprio 10 minuti, poi nel pomeriggio ci sarà il grosso della formazione. Sono una domanda che poi devo andare, mi dispiace non rimanere. Voi coinvolgete i consiglieri provinciali e voi comuni? Delle abilità di tutti? Sì, comuni, no, non ho capito. Nell'aggiornamento annuale del piano di prevenzione della corruzione, l'ANAC ha ribadito, come ha fatto da 2 anni fa, che è importantissimo coinvolgere i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali nell'emanazione di un documento di carattere generale. Se lo farò presente, lo farò presente al responsabile dell'anticorruzione, che è la dottoressa, l'avvocato Benini, segretario.